jingle, silver sleigh. No! Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Need a one chance of this, one chance of this, one chance of this. Il peggior Natale della mia vita. E se non ci vediamo più, buon Natale? Dal 22 novembre al cinema. Adesso allora qui lasciamo libero, potete fare tutte le foto che vi pare. Io sono parvenu in questo cast, però uscirà presto il disco ho prodotto da Colorado Film, un disco che racchiude le più belle canzoni di Natale in assoluto. Abbiamo bloccato al volo fra foto, firme qua, ma come sarà questo Natale? Non lo so, io quello brutto, no, bello, no, beh, molto bello. Natale, sarà il peggior Natale della mia vita, spero il miglior Natale di chi invece guarda. Tutti quelli che andranno al cinema. Comunque. Esatto, noi usciamo un po' prima, usciamo adesso, usciamo il 22 di novembre, speriamo che vada bene, questa è la nostra anteprima di Bologna. Quindi siete in giro adesso a presentare, a vedere, sì, che sì. Anticipate le feste praticamente. Sì, anticipiamo le feste sperando che vada bene il film, insomma, che siano feste anche per noi, insomma. Lo saranno sicuramente. Grazie. Che Natale sarà questo? Il peggiore possibile, però con grandi soddisfazioni, Sì, ci vogliono. Anche soddisfazioni in rosso e blu, abbiamo detto. Oddio, vabbè, sai, quelle. Visto che nel film c'è un happy ending, speriamo che ci sia anche nella stagione rosso blu, comunque il film è molto forte. C'è dentro tutto il mio disco di canzoni di Natale. Ho anche una bella parte, sono contento, è un momento piacevole. Poi lavorare insieme a Fabio De Luigi e Diego Patantuono, secondo me è stata una cosa fantastica. E il secondo film che facciamo, speriamo di fare altri 2 o 3 mila, no? C'è gente, non poniamo limiti. Senti, allora intanto avete anticipato un po' le feste, andando in giro, e comunque questi sono momenti, il cinema deve anche aiutare a far sorridere, visto che i momenti non sono i più felici. Beh, oddio, sai, visto che nella vita le cose non finiscono mai con un sorriso, nel film invece c'è una grande serenità, ne succedono di tutti i colori, perché il sottotitolo del film potrebbe essere Sfighè, perché ne capitano veramente di tutti al povero Fabio, e invece alla fine finisce, va tutto bene, insomma. Poniamo le basi per nuovi disastri, insomma. Con Lorenzo Visci. Lorenzo Visci, siamo a parlare di musica qui a Numa. Allora, che tipo di musica la tua è da cantautore? Sì, io sono un cantautore, poi per me è bellissimo ascoltare dei maestri come Andrea Mingardi questa sera, che ci fa il regalo di esibirsi, diciamo, un po' anche per noi. E niente, questo è sicuramente un momento importante, perché comunque la musica sta segretamente piano piano rinascendo, quindi io invito sempre ad ascoltare nuova musica e a conoscere nuovi artisti. Poi dopo acquistarla è il passo che ci darà forza. Senti, un cantautore particolare a cui tu ti ispiri, o cui
o che ti ha ispirato in qualche modo? Ma io amo molto i cantautori bolognesi, in questo momento mi sento molto vicino a Cremonini, Cesare, e anche a Bersani, Samuele, che conosco anche personalmente. Devo dire, hanno dei mondi, delle atmosfere, delle parole che non si possono ignorare.